un secondo e un terzo set forse troppo belli, perfetti, agonismo, carica, concentrazione, o sbaglio? È quello che serve nelle partite importanti, anche perché Scandicci è un grande avversario e avere interpretato la partita in questa maniera è la cosa giusta. Allora, la squadra sembra quasi arrivata a un top, però è presto, no, è o no? Ci sono ancora tanti meccanismi da sistemare, abbiamo tanti equilibri da regolare. Diciamo che siamo un po' più avanti rispetto agli altri perché il gruppo è unito già da diverso tempo. Sicuramente Scandicci a fine stagione sarà una squadra diversa. Già l'ha dimostrato ad esempio mercoledì in Coppa dei Campioni contro il Vacchi. Questa sera non è riuscita a ripetersi perché siamo stati bravi noi a mettere in difficoltà. Soprattutto bravi. Però sicuramente è una grande squadra. Alla fine anno se ne parla. È una grande squadra. Certo. E la trasferta come la state preparando? Come la state vivendo? Non ci stiamo pensando perché stiamo facendo una partita alla volta, quindi non c'è neanche tempo di pensare troppo avanti, adesso pensiamo alla Romania, sì. E poi pensiamo al Mondiale per Club che là siamo tutti curiosi. È una di cosa vedere. Particolare, una cosa, sì, una cosa concentrata, che non conosciamo, così. Quindi siamo tutti curiosi di Speriamo vedere. Speriamo che nel divertimento ci sia anche la sorpresa. Ce lo auguriamo, è molto difficile, okay. Ma ce lo auguriamo. E complimenti veramente alla squadra, grazie. Anche perché 5.000 persone sono d'accordo. Sì, quando si gioca con questa atmosfera qua... Vengono ancora i brividi dopo 8 anni, quindi è bellissimo. È una soddisfazione. Veramente. Alla prossima. Grazie.